emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te. Allora, buongiorno, sabato 2 ottobre 2021, sono le 11.40 per chi mi sta ascoltando in diretta. Oggi facciamo un annuncio. Siamo qui per fare un'edizione straordinaria di Sabato In per spiegare un paio di cose. La prima è molto semplice, nel senso che questo weekend Sabato In, che poi non si chiamerà più così, lo annuncerò fra poco, andrà in onda di lunedì, ok? Quindi la puntata di oggi potrete ascoltarla lunedì. Questo perché? Perché Sabato In va in onda dallo studio di K Radio di Bologna. Sapete che abbiamo lo studio di Ferrara, abbiamo lo studio di Firenze, abbiamo vari studi in Italia, abbiamo quello di Sanremo. E a Bologna lunedì sarà festa perché è San Petronio, che è il patrono di Bologna. Quindi andremo in onda lunedì, ok? Quindi ci sentiamo domani l'altro con Sabato In, che però appunto non si chiamerà più Sabato In. Allora, io non ho ancora deciso, sinceramente, qui chiedo anche al nostro studio di Ferrara, nostro direttore artistico Maurizio Lodi, DJ, un'opinione, se fare magari, non so, un sabato sì, un sabato no, Sabato In, un sabato sì, un sabato no, questa nuova trasmissione che sto per annunciarvi. Comunque, fatto sta che d'ora in poi la trasmissione dovrebbe non chiamarsi più Sabato In, però, ripeto, potrebbe anche capitare di fare qualche puntata, perché magari c'è un evento particolare e il titolo Sabato In ci sta meglio, quindi vedremo. Però per lo più la trasmissione del sabato o del lunedì, in questo caso, perché vi ho già detto che questo weekend andrà in onda di lunedì, non si chiamerà più Sabato In. Allora, adesso vi leggo quello che ho scritto in chat questa mattina, se volete farne parte, WhatsApp @kradio.net, vi aggiungiamo. Fino a 27 anni stiamo vivendo la nostra primavera, fino a 54 la nostra estate, fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti. Inverno. Come la semente, anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima ogni tanto abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve, di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio dentro di noi, così come fanno i semi e le radici sottoterra. Ho deciso di trasformare la mia trasmissione Sabato In una trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole. Sarà una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K Radio, in un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna.
Una trasmissione che non si chiamerà più Sabato In e che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica. Per informazioni utili, collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo, da eventi vari dove vive la vita, dove l'amore trionfa e dove le tre vie, cibo, movimento, meditazione, possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni. Sono Renzo Samaritani e vi presento Note di Vita, una trasmissione di K-Radio. Per informazioni www.kradio.net. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com.